Manuela Di Paolo, docente di lettere, docente dell'Istituto Guglielmo Marconi di Campobasso. In questa giornata di Open Day l'Istituto ha aperto le sue porte per illustrare l'offerta formativa, possiamo dire una giornata davvero molto partecipata. Sono tanti i futuri alunni che sono venuti a conoscere l'Istituto e l'offerta formativa e anche le famiglie. Sì, assolutamente. C'è una bella risposta. Ci sono i nuovi alunni, speriamo, ma ci sono anche gli alunni, quelli che già frequentano la scuola, e vorrei proprio ribadire il loro contributo. Si sono svegliati presto la domenica mattina per venire a dare una mano alla scuola e a pubblicizzare in qualche modo, comunque a far conoscere ciò che si fa qui da noi. Lei è anche referente della comunicazione, con un settore importante soprattutto in questo periodo storico. Come collegare quelle che sono le materie tradizionali con le nuove tecnologie? Sì, tener conto dei social e dei linguaggi digitali è necessario, è inutile nascondersi dietro un dito. La realtà, i linguaggi dominanti sono quelli, anche i linguaggi che arrivano di più ai ragazzi. Quindi è bello ed è utile utilizzare i social per comunicare con i ragazzi, per condividere, per dare anche dei messaggi importanti, ed è anche giusto che il digitale, questo nuovo mondo, entri anche in quella che è la tradizione. Quindi, per esempio, noi promuoviamo già da 3 anni il nostro concorso Macchine da scrivere, che appunto si fonda proprio sui nuovi linguaggi. I ragazzi hanno la possibilità tanto di scrivere un testo tradizionale, tanto di fare registrare un podcast o un video, e avvalendosi quindi dei nuovi linguaggi che loro tanto amano. Ricordiamo tra l'altro che l'alunno che sceglie questo istituto ha diverse possibilità di scelta e soprattutto ha la possibilità poi sia di affacciarsi direttamente nel mondo del lavoro, ma anche continuare con l'università. Sì, tra l'altro con qualunque tipo di facoltà universitaria, ora è un caso che ci sia io che insegno italiano, ma ci sono anche alunni che in passato si sono diplomati ed iscritti alla facoltà di lettere, così come medicina, così come tante altre facoltà, perché è una scuola che effettivamente apre tante strade. E poi sono tante le iniziative dell'Istituto, i progetti dell'Istituto proprio per coinvolgere i ragazzi a 360 gradi. Sì, a breve partiranno anche per quest'anno dei progetti che hanno a che fare con l'arte in generale e con la creatività, quindi legati alla musica, legati ai media, alla comunicazione, produzione di video, le fotografie anche. Avete potuto vedere una mostra di foto realizzate dai ragazzi. Ecco, la nostra intenzione anno dopo anno è proprio quella di dare importanza anche alla creatività. E poi ovviamente l'importanza di quelli che sono i laboratori di questo istituto, mettere in pratica ciò che si studia. Il cuore pulsante della nostra scuola sono i laboratori, e ciò non significa non studiare, semplicemente attuare una modalità che forse passa prima ai ragazzi, no? Perché il fare pesa meno della lezione frontale. Ci sono anche le lezioni frontali, ma poi la pratica, il fare ovviamente si realizza nei nostri laboratori, che sono molto ma molto numerosi. E poi, professoressa, in conclusione possiamo dire che in questa giornata che ho vissuto un pochino insieme a voi, ciò che mi ha colpito maggiormente è la gioia, l'entusiasmo di tutti i ragazzi che fanno parte di questa scuola e che trasmettono proprio la felicità di essere alunni dell'Istituto Guglielmo Marconi di Campobasso. Sì, il loro contributo non manca mai. Ora le faccio un esempio: anche nella gestione dei social di cui mi occupo, io non sarei in grado di occuparmene così se non avessi l'apporto dei miei alunni. Quindi è bello anche questo lavorare in sincronia, in sintonia e spalla a spalla con i ragazzi. È un modo anche per noi insegnanti a volte di apprendere da loro. Quindi assolutamente sì, un elogio anche agli alunni che sentono un legame forte, viscerale con il Marconi. Thank you.
Siamo in compagnia di Marco, alunno del Dipartimento di Elettrotecnica dell'Istituto. Come sta andando questa giornata? Tutto bene, siamo molto soddisfatti di ciò che ci dà la scuola, perché in particolare con, diciamo, già un diploma riusciamo a entrare subito nel mondo del lavoro, quindi senza passare per un'università o per altre tipologie di scuola. Il tuo compito oggi è quello di accogliere i futuri studenti, trasmettere tutto l'entusiasmo che hai nel far parte di questo istituto. Sì, io sto, diciamo, a una nuova tecnologia che è arrivata da poco in questa scuola ed è il robot della BB. Diciamo che lo troveremo da oggi e indomani sempre nel settore del lavoro, perché, diciamo, sostituisce l'uomo e lui può lavorare 24 ore su 24 e ridurre i pagamenti dell'operaio. Prima abbiamo visto il funzionamento e diciamo che praticamente è possibile con questo robot fare davvero tante cose. Sì, per esempio diciamo comandare una catena di montaggio, ma anche, come abbiamo visto prima dal piccolo video, ha sostituito un maestro di orchestra che dirigeva appunto l'orchestra. E tu sei contento, entusiasta di aver fatto questa scelta? Sei al quarto anno, quindi siamo quasi alla fine. Sì, sono molto contento e soddisfatto perché innanzitutto non ho avuto dubbi sulla scuola che dovevo scegliere, perché appunto facendo l'open day sono andato molto deciso. Quindi confermi che questa giornata è importante proprio per conoscere e toccare con mano quella che è l'offerta formativa della scuola. Esatto, tipo alcuni ragazzi che appunto devono passare al primo anno riescono ad avere le idee ben chiare con questa giornata. Tu hai già fatto le tue scelte per il futuro o è ancora presto? Abbiamo ancora un altro anno per decidere? Sì, abbiamo un altro anno, però comunque, diciamo, già ho le idee chiare, perché la scuola, anche non solo in primo ma anche, diciamo, il terzo, quarto, ti dà un percorso di orientamento che ti fa capire cosa scegliere, sia andare all'università o appunto a lavorare. E tu verso cosa sei orientato? L'università, perché comunque non vorrei fare il semplice operaio, ma qualcosa di un po' più grande.